Siamo le madri e i padri, i familiari, tanti amici e amiche dei 28 ragazzi e ragazze che nella nostra città, medaglia d'oro per la resistenza, sono stati sottoposti a misure cautelari molto dure. Non per aver rubato soldi pubblici, né per aver avvelenato l'aria con la polvere di amianto, ma per aver lottato contro il treno ad alta velocità Torino-Lione. Ebbene, questi ragazzi sono stati incarcerati in casa, in stretto isolamento, costretti quindi alla perdita del loro lavoro, allontanati dalla frequentazione dei loro corsi universitari. Tutti questi ragazzi sono nostri figli ed è giunto il momento per noi di agire per loro. I nostri ragazzi non sono solo nostri, perché lottano ogni giorno per migliorare il futuro di tutti e tutte, senza anteporre interessi personali. Oggi, come genitori e parenti, prendiamo temporaneamente il loro posto, perché dei giudici poco imparziali continuano a privarli della libertà, punendoli senza che ancora ci sia una sentenza. Via, via, facci insieme voi!